Bella a tutti ragazzi, qui Golis e ben ritrovati sul canale degli RCM Multigaming. Allora ragazzi, Bungie, come sapete, ha rilasciato la patch 1.2.0 in cui ci ha dato una sorpresa, ci ha fatto questo regalo che per me è veramente emozionante, cioè appena l'ho visto mi sono emozionato perché mi ha ricordato i primi giorni su questo gioco che è diventato per me uno dei giochi principali a cui metto mano tutti i giorni. Allora, questo è l'evento della regina in cui ci sono oggi quattro taglie e ogni giorno fino all'uscita del DLC avremo diverse taglie. Allora, abbiamo da uccidere Drevis, baronessa dei lupi sulla spiaggia dimenticata nel cosmodromo, e una missione molto molto semplice. Poi abbiamo Kalis 12, alto servitore del Catch sull'osservatorio celeste sempre sulla Terra. Pekis nella cittadella su Venere e poi abbiamo Beltric il velato che troviamo nelle caverne delle Braci sempre su Venere. Ragazzi, per fare queste taglie l'unica cosa che dovete fare è aspettare molto e avere tanta tanta pazienza. Armatevi dei lanciarazzi perché sono cose che veramente vi serviranno. Sono molto molto utili perché essendo che quando arrivano le navicelle, come vedrete poi nel video, queste navicelle come tutte le navicelle dei caduti rilasciano i propri soldati e quindi usate i lanciarazzi. Come vedete qui io uso il Gjallarhorn perché ce l'ho, se non l'avete non fa niente, usate anche il Fame di Crota, è buono lo stesso. Comunque, uccidendo questi nemici sbloccheremo la taglia, ma soprattutto sbloccheremo le nuove carte Grimorio che sono state aumentate, però non so di quanto. Una cosa che ragazzi, ovviamente si lagga essendo che appena stata rilasciata, i server sono veramente sotto sforzo. E poi ogni volta che ci sarà, diciamo, l'arrivo di queste navicelle, come per le rame di Crota, arrivava la scritta in basso a sinistra. Poi qui possiamo vedere che Bungie, come per il primo DLC, ha implementato il cannone rovente, ovvero la reliquia o la spada come era per precedentemente, e ci permette di usarla negli eventi quando arrivano appunto i caduti del Casato dei Lupi. E cosa che questa mi ha fatto veramente veramente tanto piacere perché ci diciamo. Come si può dire? Ci prepara alla prigione degli anziani e alla storia. Che vi ricordo, se non completate la storia, non potrete entrare nella prigione degli anziani. Quindi è anche un buon allenamento. Qui, come vedete, ogni volta che voi uccidete un nemico, vi darà le nuove carte Grimorio. Ora io sono a 2700, no, 2795, sì, e il massimo è 2930, quindi credo che fino all'uscita del DLC saranno tipo 2990, non vi so dire. Comunque Bungie ha centrato in pieno questa patch. Forse qualcosa da ridire del crogiolo? Ho provato un po' di crogiolo, però non posso. Sono impressioni molto molto a caldo nel crogiolo perché ho fatto giusto due partite. Devo dire che non è cambiato niente. A livello di connessioni siamo sempre lì. Poi, ovviamente, quando uscirà il DLC nelle prove di Osiride ci sarà implementata la nuova funzionalità della riconnessione. Io ho fatto anche il video del Bungie Weekly Update, anzi no, del Patch Notes, però ho preferito non caricarlo perché è uscito appunto questo qui e preferivo dirvi le cose qui, non dirvi tutto, però meglio dirlo qui. Poi, come potete vedere da qui, ogni volta che noi finiremo un evento del genere ci sarà una cassa. Questa cassa potrà dropparvi o engrammi, o sintesi speciali o pesanti, o semidetere oppure filamenti di elio. Questa cassa la troverete dopo l'evento. Avrete 1 minuto e mezzo per cercarla con la chiave d'etere che avrete appunto dopo aver distrutto il nemico principale. E in questo caso io non sono riuscito a prenderla per il troppo lag, però fa niente, quindi sono solo engrammi, eccetera.
Ragazzi, io spero che questo video vi sia stato di aiuto. Io vi ricordo che per fare queste taglie dovete avere tanta pazienza, rimanete nelle zone, non vi perdete d'animo, che prima o poi usciranno tutti quanti. Quindi io vi invito a lasciare un like a questo video, a lasciare like alla pagina Facebook, iscrivetevi al canale per nuovi video e per nuove news sempre sul Casato dei Lupi. Vi ricordo che potete seguirci anche sul canale Twitch che trovate in descrizione con le nuove live. E che dirvi, da Golis è tutto, gli RCM Multigaming, stay with us.